Allora, come prima cosa accendiamo gli impianti. Vediamo anche come siamo messi con la batteria. 13.1%. Allora, devo rifare l'acqua perché sono quasi a fine e anche scaricare. Temperatura interna 12 gradi. Sì, è stata una notte abbastanza fresca. Facciamo passare anche un po' di luce. Ah, una bella giornata e vedo che anche un bel panorama. Ne approfitto anche per aprire un po' l'oblò, almeno passa un po' d'aria extra. Ecco qua. Bene, e come ultima cosa rimando il frigorifero all'impostazione normale. Buongiorno a tutti. Oggi mi trovo a Isola Santa, piccolo borgo pittoresco sempre situato in Toscana, provincia di Lucca. Ho parcheggiato il van qui a bordo strada. Magari non sarà il parcheggio migliore, però per visitare il borgo va più che bene, anche perché non ci sono parcheggi. Adesso, tempo di fare colazione e poi mi metto in marcia. Allora ragazzi, qual è il programma di oggi? Come prima cosa voglio visitare il borgo di Isola Santa, che è proprio alle mie spalle. Come seconda cosa voglio trovare il borgo abbandonato di Pavilla. Da quello che ho letto dovrei trovare il sentiero 9 del CAI e da lì ci si dovrebbe arrivare molto agevolmente. Ma tanto comunque lo trovo questo sentiero, c'è problemi. Ragazzi, questo borghettino è veramente carino, sembra uscito veramente dalle favole. Ci sono varie abitazioni, qui c'è la chiesa con il campanile, mentre da quest'altro lato abbiamo il lago. Il lago ha anche un colore molto interessante, che spazia dal verde cobalto al verde scuro, guardate. Voglio davvero esplorare tutte le sue stradine. Da questa parte si dovrebbe scendere al lago. Vedo che c'è una stradina. Sì, confermo. Bellissimo. Poi quando è una giornata così limpida, i raggi del sole si rispecchiano nel lago. E laggiù in fondo c'è anche quella che dovrebbe essere una diga. Diciamo che questo borgo si potrebbe definire come appunto l'Isola Santa delle foto instagrammabili. E da questo lato abbiamo un'altra vista del campanile. Splendido, semplicemente splendido.
Ok ragazzi, ho terminato la visita al borgo di Isola Santa e confermo tutto quello che ho detto. Pittoresco, fiabesco, unico, ne vale assolutamente la pena. Adesso sono sulla strada principale in cerca del sentiero numero 9 del CAI per raggiungere Col di Favilla. Vediamo se è vicino alla diga. E indovinate un po', sentiero numero 9 trovato. Adesso percorro tutta la diga e inizio a salire. Da sopra la diga abbiamo una splendida vista del borgo. Incantevole, veramente incantevole. E si inizia a salire. Bene, credo di essere arrivato, anche perché davanti a me ci sono i primi ruderi. Devo dire che la salita è stata abbastanza dura, dato che ho perso l'allenamento. Comunque è fattibile. Vi faccio vedere intanto cosa si presenta davanti a me. Qui c'è un primo edificio. E proseguendo ce n'è un secondo grande da questa parte. Vediamo cos'altro nasconde questo luogo. Alla mia destra qui c'è un altro rudere, mentre l'edificio che vi avevo fatto vedere prima in realtà allora è una chiesetta. Sì, una chiesetta. L'ingresso però è chiuso. Voglio vedere un attimino dove conduce la strada che costeggia la chiesetta. Ok, quindi dietro la chiesetta giustamente c'è il suo campanile. Molto bello. Ho notato una cosa, pur essendo un luogo abbandonato, comunque mi sembra ben tenuto in fin dei conti, non ci sono macerie sparse a giro e quant'altro. Voglio farvi vedere un'altra cosa, nella chiesetta dove c'è il campanile, qui c'è un punto panoramico veramente eccezionale, guardate l'imponenza di questa montagna, perfetto per riposarsi e ammirare un panorama spettacolare. Wow, sono molto colpito. Vi faccio vedere ancora il campanile della chiesa. E poi sto vedendo, da questa parte c'è un'altra strada. Voglio vedere un attimino dove conduce. Allora, ora che sono qua su in cima sul colle, devo dire che è iniziato a tirare parecchio vento rispetto a prima che ero per salire. Questo vento è anche abbastanza freschino, però vabbè, d'altronde si può avere tutto.
Nel frattempo, quello che vedo davanti mi sembra come se fosse un piccolo cimitero o un altro edificio religioso. Sono curioso di scoprire cosa sia. Allora, ovviamente anche questo è chiuso con un lucchetto. E sì, sembrerebbe allora un cimitero effettivamente. Sì, un piccolo cimitero con una cappella anche. Oh, questa cosa mi fa confermare comunque la mia teoria. Infatti, visto anche che questo cimitero era ben tenuto, il che significa che comunque qualcuno o un'associazione si sta prendendo cura del luogo. Infatti, appunto, come dicevo, non è messo così male pur essendo abbandonato. Bene, adesso voglio proseguire la strada dove c'era la chiesa per vedere cos'altro nasconde questo posto. Allora sì, avevo ragione, c'è un'associazione chiamata Comitato Col di Favilla che si prende cura di questo luogo salvandolo dall'abbandono totale. Ecco perché si presenta ancora in ottimo stato. Ho voluto lasciare comunque una donazione anch'io, perché è giusto comunque che persone che si prendono cura di questo luogo e non intendono abbandonarlo abbiano qualcosa in cambio. Dalla parte dove c'è questa casa mezza diroccata, laggiù vedo forse una fontanella e un'abitazione più avanti. Qui ci sono altri ruderi. Sì, è una fontanella. Vediamo se c'è l'acqua. C'è addirittura l'acqua, incredibile, non me lo sarei mai aspettato. E qui vedo che ci sono altri sentieri. Quindi questo è Colle di Favilla, metri 938. Per tornare a Isola Santa, quindi 1 ora e 20. Se invece proseguo a destra, Foce di Mosceta, 1 ora. Comunque io tornerò poi a Isola Santa, anche perché non mi sono portato niente da mangiare, quindi voglio cucinare qualcosa. Allora, se si va a destra, si cambia sentiero e si prende il numero 11. Mi sembra che questo va puntato. Io tornerò appunto sul sentiero numero 9. Ah, e qui c'è anche una biscia, mi sa. Ha avuto più paura lei che me. Allora, a sinistra ruderi, mentre laggiù c'è un edificio forse mantenuto meglio. Chissà se qui ci facevano magari d'estate, quando c'è più gente, lo usano come rifugio forse, per fare i picnic. Male davvero. Sì, anche qui desolazione, è tutto diroccato. Adesso non mi resta che scendere e tornare al van, anche perché appunto voglio cucinarmi qualcosa, dato che sono più delle 2. E finalmente sono tornato al van. Adesso accendo subito i fornelli perché muoio di fame. Per pranzo 2 fettine con il formaggio e qui a seguire un ovetto che sta cuocendo.